passioni, che cosa c'è di più importante delle passioni? Non vedrete una faccia triste in questa mostra, non vedrete una faccia impegnata, rammaricata o pensosa, vedrete facce sorridenti, come è giusto che sia quando uno mette in campo la propria passione. La scelta, come hai fatto una scrematura, credo, di alto livello, e poi sei calato giù su questi personaggi che hai raffigurato? Allora, la scelta era perché io penso che questi personaggi che io ho scelto siano veramente i top. Gigi Savoia è un grandissimo attore, a Carla Fracci che è un mito, Giuseppe Picone, per citarli tutti, perché veramente ognuno ha la sua grandezza nel proprio settore. Loro sono stati quelli che per primo mi hanno detto sì, quindi mi hanno evidenziato subito l'emozione di partecipare a questa mostra. Io in 2 anni ho realizzato questi ritratti in giro tra Roma, Napoli. Ognuno di loro ha veramente un animo splendido, veramente splendido. L'emozione provata con ognuno di loro sarebbe veramente da riprovare tutti i giorni. Oggi si è andato un attimino contro tendenza, perché si tenta maggiormente di raffigurare il disagio, si va, sai, nei meandri della povertà, nei meandri della tossicodipendenza e via dicendo. Tu invece hai voluto dare un messaggio chiaro. I VIP sono l'esempio che molti giovani, diciamo, ammirano, l'esempio da seguire nella vita quotidiana. E ho voluto dimostrare che i VIP hanno delle emozioni, quindi tutti noi dobbiamo avere le emozioni come loro. Sono persone splendide che hanno una vita meravigliosa fatta di emozioni, anche se noi non riusciamo a vederle perché ci sembrano talmente lontane dallo schermo a noi, dal campo di scherma, al campo di box, eccetera, eccetera, ma invece quando uno li conosce si rende conto che sono persone come noi stupende. Uno scatto che non hai potuto o voluto mettere in mostra e che ce l'hai caro nel cassetto? No, veramente no. Allora, loro sono stati tutti, diciamo, ho voluto tutti quanti metterli in mostra, non ce ne sta uno nascosto. Ce n'è uno diciamo, che è il mio sogno da sempre, ma perché ritengo essere uguale a loro e che purtroppo non riesco, diciamo, a raggiungere per la distanza, e quello è Sofia Loren. Io sogno da sempre di contattarla, e perché mi sarebbe piaciuto inserirla in questa mostra, dove, ripeto, tutte le persone che hanno partecipato per me sono grandissimi nel loro settore. E con l'augurio che la Loren ci ascolti, ringraziamo Nanni. I testi del libro dirà 2 parole e poi passeremo la parola alla dottoressa Ciaravolo dell'AISM per un momento di sensibilizzazione a cui io tenevo durante questa serata. Bene. Bravo. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per essere intervenuti in tanti. Vi siete già, insomma, resi conto del progetto facendovi già un giro di queste splendide fotografie. Sono 12 artisti che hanno voluto partecipare al progetto L'intimo volto dell'artista, appunto del maestro fotografo Fernando Alfieri, che è uno dei più apprezzati qui in città, non lo dico io, lo dicevano anche stamattina tutti i giornali. E lui, la cosa più bella che insomma non traspare forse né dalle fotografie né da quello che avete letto e che leggerete, forse leggerete solo qui dentro, è quello che vi posso riportare io, è stata l'emozione che mi riportava di volta in volta Fernando. Io non l'ho accompagnato fisicamente in tutte le sue avventure, anche perché molti scatti sono stati effettuati anche a Roma, in altre città, in giro per Napoli, a volte, come l'ultima con Maurizio De Giovanni, è stata una cosa dell'ultimo istante, una telefonata e via, si sono incontrati per effettuare lo scatto, ma era bello appunto quello che lui mi riportava nel momento in cui mi raccontava l'incontro. E neanche a farlo apposta, quale titolo più giusto per un progetto se non L'intimo volto dell'artista? Perché poi lui, quando mi raccontava il momento dell'incontro, mi parlava proprio di un'ottica totalmente diversa da quella che noi vediamo
vediamo sulla scena per quanto riguarda gli artisti, oppure su un ring piuttosto che in vasca per altri personaggi. Quindi è bella proprio scoprire qual è il vero animo, quindi l'intimo di alcuni artisti. Il primo proprio della serie è quello dedicato a Carla Fracci. Ovviamente immaginiamo una ballerina di fama mondiale, storica, oramai un'icona, quindi anche lo sforzo nel trovare i contatti, il momento giusto per incontrarla e poi l'emozione appunto la sua nel momento di scattare e di incontrare un personaggio del genere. Ma lo stesso dicasi per Lina Wertmüller, perché c'è stato un incontro quasi mistico. Si è parlato in questo incontro, loro hanno parlato veramente della vita, del mondo, dell'universo, dell'aldilà, di qualsiasi cosa. Quindi io credo che la cosa bella anche di questo progetto è soprattutto per lui, quindi magari se l'ha potuto restituire nello scatto, questo siete voi a deciderlo, proprio l'emozione di questo incontro, scoprire un altro lato dell'artista e magari, perché no, farsi affezionare ancora di più a dei personaggi che magari non li vediamo combattere come sul ring, come Patrizio Lima. Noi lo vediamo combattere sul ring e non possiamo immaginare che abbia un animo così sensibile da portarlo accanto alla recitazione e quant'altro. Ma un'altra cosa molto particolare è quella dedicata a Rosolino, che insomma noi immaginiamo che gli sportivi siano sempre a stare a stecchetto senza sgarrare mai, invece è un grandissimo passione di cioccolata, ma forse è proprio questa la chiave del suo successo, la cioccolata che gli dà la forza per poter arrivare sempre primo in fondo alla vasca. E quindi questo è, vi invito quindi a leggere anche di accompagnamento alla mostra, di leggere anche la parte più interessante, che quella, non la prima, sono due righe che ho scritto io, la parte seconda è quella che lui mi raccontava, e quella è proprio la parte che vi invito a leggere nel momento in cui andate a visualizzare, vi soffermate vicino a questi scatti. Grazie. Allora, adesso l'autista Ciaravo ci farà un bellissimo intervento per sensibilizzare. Io ci tengo molto a questa cosa, che il progetto dovesse essere assolutamente legato a un qualcosa di bello, qualcosa che tutti noi dobbiamo sentire, che la vita non è soltanto gioia, ma è anche la gioia di aiutare chi invece sta in difficoltà. E questa cosa, diciamo, sicuramente deve essere legata a un progetto bello di arte, perché l'arte è emozione ed è giusto che l'arte aiuti. Quindi la dottoressa adesso ci parlerà della sua associazione. Come vedete, in ogni libretto io ho voluto inserire, ripeto, una sensibilizzazione verso la loro associazione, che ritengo veramente grata, cioè dico grazie per aver partecipato a questo progetto. Buonasera a tutti, io innanzitutto ringrazio il signor Alfieri per aver dato la possibilità alla nostra associazione ad essere presente a un evento così bello, così importante, così sensibile, e soprattutto grazie alla sua sensibilità. Io sono la presidente dell'AISM, la sezione provinciale di Napoli. Noi come associazione da oltre 44 anni ci occupiamo di persone con sclerosi multipla. Non so se voi la conoscete, è una malattia del sistema nervoso centrale che colpisce soprattutto i giovani. In Italia nel mondo sono oltre 3 milioni le persone affette da sclerosi, in Italia 75.000, con un rapporto 3-1 con delle donne che sono quelle particolarmente colpite dalla patologia. E questi per noi dell'associazione sono momenti molto importanti. Siamo in procinto della manifestazione La Gardenia di AISM, dedicata soprattutto alle donne che sono quelle colpite maggiormente dalla malattia. Quindi è capitato proprio a fagiolo questo evento stasera per sensibilizzare. Sono colpiti soprattutto i giovani, come vi dicevo, in una fascia di età dai 18 ai 40 anni, e nel pieno dei progetti di vita potete immaginare che quella è l'età in cui stanno per diplomarsi alla scuola superiore, devono pensare all'università, devono pensare al fidanzato, al marito, alla moglie, ad avere figli, quindi in un momento molto particolare. Purtroppo ad oggi noi non conosciamo la causa della sclerosi multipla e quindi non abbiamo una cura. Questi sono momenti importanti in cui le persone devono avvicinarsi all'associazione, diventare volontari è un gesto molto nobile, molto semplice, basta pochissimo. A volte le persone hanno bisogno anche di un abbraccio, ma sentirsi vivi, sentirsi che siamo tutti quanti uguali. Noi ci impegniamo per la piena integrazione e inclusione sociale delle persone con disabilità, nel nostro caso persone con sclerosi multipla.
Noi come associazione ci occupiamo di dare supporto psicologico, supporto legale, accompagniamo le persone tramite, attraverso i nostri volontari in servizio civile per visite mediche, assistenza domiciliare, anche per fare una semplice passeggiata. Sul sito, nella brochure, voi vedrete il nostro sito dove potrete vedere le piazze di Napoli e provincia dove saremo presenti. Io ringrazio ancora Fernando per questo invito, ringrazio tutti voi dell'attenzione e vi aspettiamo. Quest'anno sono 21 anni che sono nel mondo della fotografia e volevo entrare in una fotografia un po' più particolare. Sono passato dal fotoreportage alle foto d'arte, i ritratti mi piacciono in modo particolare e volevo evidenziare un ritratto che colpisse le persone, le pubblico, che desse emozione. Allora, questa emozione poteva passare attraverso dei volti noti. I volti noti arrivano più facilmente alle persone perché già arrivano nel loro quotidiano, però entrare nell'intimo delle persone, dei VIP, diciamo che noi così vediamo troppo lontani, è bellissimo perché allora le persone sono persone come noi. Allora è difficile a volte pensare che una Carla Fracci possa avere delle emozioni come i nipoti, cioè in giro del mondo eppure sempre legata ai nipotini nel momento in cui li vede anche per un attimo. Possiamo pensare alla stessa Lina Wertmüller, come dicevi tu, con cui è stato un incontro emozionantissimo. Lina Wertmüller è una persona di una cultura spaventosa, cioè io quando sono stato vicino a lei seduta sul divano mi ha cominciato a fare le domande di filosofia, di infinito, a cui anche c'era anche difficoltà a tenere testa, perché una persona così effettivamente è enorme, è grandissima, quindi una grande emotività. Incontro tutti belli, l'incontro come quello di Pino Di Capri, che ha evidenziato la sua passione per la pittura, l'incontro con Massimiliano, con Diego, con Patrizio, con la signora Lara Sansone, con la signora Giuliana Cargiulo, ognuno di loro aveva un'emozione vera da trasmettere e questa emozione io l'ho vissuta in prima persona e desideravo trasmetterla a voi tramite questa cosa.